E poi arriviamo alla domanda più gettonata possibile, immaginabile, che mi viene fatta da sempre. Oggi per la prima volta vi risponderò con una cifra. Guadagni minimo 20.000 euro al mese. Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video in cui rispondo alle vostre supposizioni riguardo il mio lavoro da influencer, tutto quello che c'è dietro, collaborazioni con le aziende, guadagni, e vi risponderò senza filtro, come al solito, molto onestamente, con cifre e senza peli sulla lingua, appunto. Quindi, ieri vi ho chiesto su Instagram quali sono appunto le vostre supposizioni, le vostre assumptions per quanto riguarda il mio lavoro e tutto il dietro le quinte di quello che è la vita da youtuber, influencer, e adesso sono molto curiosa di andare a leggere che cosa mi avete scritto e parlerò, discuteremo assieme, vi risponderò, vedremo se sono giuste le vostre idee oppure no. Iniziamo allora, cercherò di andare abbastanza veloce, di rispondere in modo molto schietto e diretto e onesto, ovviamente, così riesco a rispondere a più domande che non sono domande, a più assumptions possibile. Allora, la prima: gli sponsor a volte ti dicono di dire cose che non sono del tutto vere per vendere di più. Sì, mi è successo, ma preferisco non lavorare con brand del genere, quindi li liquido già prima di iniziare se ci provano, perché loro vogliono vendere di più, ma io ci rimetto la mia persona, la mia immagine, la mia credibilità, ecco il cavolo che lo faccio. Poi, a volte sei te stessa, sei tu stessa a chiedere che ti vengano mandati dei prodotti come gift. Allora, capita molto raramente, però è successo, nel senso che magari sono in contatto io con molti di questi dei brand più grandi, sono in contatto anche tramite ormai amicizie, perché faccio questo lavoro da 11 anni, quindi alcuni che lavorano in queste case cosmetiche, non solo cosmetiche, grandi, li considero amici e amiche, quindi è capitato che mi dicessero: ah Nicole, o non lo so, oppure sono io che mi trovo benissimo con un prodotto e dico: cavolo, sai che l'ho finito quel fondotinta, e quindi poi me ne arrivano tre a casa. Quindi si può succedere, però il 95%, dai, diciamo 95% di prodotti che mi guardo lì, perché ho una montagna di scatoloni in questo momento da mettere a posto, peraltro, e quindi il 99% delle cose che mi arrivano non sono gift che chiedo io, mi arrivano direttamente perché o sono collezioni nuove o sono prodotti che utilizzerò per le mie sponsorizzazioni, eccetera. Poi, alcune aziende ti mettono ansia, ti stanno più addosso, altre ti danno carta bianca. Sì, è vero, alcune aziende sono un pochino più puntigliose, mentre altre sono molto molto più easy. In realtà lavoro molto bene con entrambe, perché anch'io sono molto puntigliosa e molto perfezionista, quindi non ho problemi se le aziende appunto ci tengono che tutto sia esattamente come mi hanno chiesto. C'è anche da dire però che molte volte sono io stessa a suggerire all'azienda, ormai nella maggior parte dei casi sono io stessa a suggerire all'azienda che cosa potrebbe funzionare sul mio canale, quali prodotti voglio promuovere, eccetera, perché io conosco meglio me stessa e io conosco meglio il mio pubblico di quanto possono conoscerlo loro. Però in linea generale è vero, alcune sono molto più easy, altre sono un pochino più, diciamo, perfezioniste. Secondo me non sponsorizzi tutto quello che ti mandano. Un bacio. Allora, no, certamente no. Qui c'è da fare una distinzione, perché credo non sia tanto chiaro a molti che mi seguono. Allora, una cosa sono i prodotti che mi vengono spediti come omaggi, perché le aziende mi conoscono e insomma si augurano che a me quel prodotto piaccia, che poi magari io possa parlarne sui miei canali social, però si tratta di un regalo, di un omaggio, niente più. Poi ci sono invece le sponsorizzazioni, quindi sono brand con cui io lavoro, con cui ho un contratto vero e proprio, cosa che non succede quando ricevo degli omaggi. E quando c'è un contratto vero e proprio c'è un pagamento, ci sono delle pubblicazioni da fare utilizzando i prodotti di un dato brand, ed è una cosa appunto già decisa e già preimpostata, programmata. Ovviamente non vado a pubblicare tutto quello che mi arriva per omaggi o appunto come regalo, perché molto spesso ci sono magari cose che non mi piacciono e quelle non le faccio vedere. Ovviamente io vi faccio vedere quello che mi piace, quello con cui mi trovo bene. C'è sempre dietro una scrematura, sia quando ci sono gli omaggi, perché molto spesso mi arrivano cose che non mi piacciono, quindi non le menzionerei mai e non ve le consiglierei mai. Stessa cosa per quanto riguarda le collaborazioni vere e proprie, le sponsorizzazioni con contratto, non le accetto tutte. Mi vengono proposte tantissime collaborazioni e sponsorizzazioni, ma io accetto una parte.
accetto le collaborazioni con i brand di cui mi fido, con brand che mi piacciono, con brand di cui ho provato i prodotti e con cui mi sono trovata bene, sicuramente non con tutti, anche perché mi arrivano delle proposte, ragazzi, che se voi sapeste, vi posso solo dire una che è molto simpatica così, non l'ho fatta perché non è, poi non lo so, nel mio stile, non mi sento, però mi hanno proposto, tenetevi, mi hanno proposto più volte, non una volta sola, ma più volte, di sponsorizzare un vibratore. Però ho rifiutato, anche se magari può anche essere interessante, però non è il mio canale, non sono io, però diciamo che mi è stato proposto anche questo, mi sono state proposte tante cose negli anni, ma cioè, le ho rifiutate, quelle che non mi sentivo, insomma, di fare. Poi, hai anche un lavoro esterno del quale non parli? No, assolutamente no, e questa cosa è strana, perché mi è stata detta più volte nelle assumptions, sto vedendo, però non è assolutamente così, non è una cosa che io ho mai menzionato, quindi non capisco da dove arrivi, no, assolutamente no, il mio lavoro mi prende tutta la giornata, gran parte della nottata, non potrei mai avere un altro lavoro perché non ho proprio il tempo materiale per poterlo avere, ma non lo vorrei neanche perché io amo quello che faccio, quindi non penso onestamente che ci siano youtuber, almeno... di un certo livello che possono avere due lavori, o comunque è una cosa estremamente estremamente difficile, comunque non caricano tanti contenuti se hanno un altro lavoro, appunto perché fare lo youtuber, l'influencer ti prende tanto 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 tempo. Facendo pubblicità a tanti prodotti su Instagram ogni giorno, assumo che non li testi davvero bene. È vero che nell'ultimo periodo sto facendo molte sponsorizzazioni su Instagram, ma specialmente nel periodo del Black Friday è sempre così, ma so che vi piacciono gli sconti, so che insomma siete interessati ad avere promozioni, quindi penso che faccia piacere. Ma la risposta alla tua domanda è no, e ti spiego perché. Se hai notato, è vero che faccio molte promozioni, ma sono sempre gli stessi brand, brand in cui io credo, brand di cui mi fido, brand con cui lavoro da anni e anni, brand che di cui i cui prodotti io uso nel mio quotidiano e nella mia vita privata anche quando non ho una videocamera puntata addosso, quindi è vero che faccio molte sponsorizzazioni, però la tua domanda era appunto non li testi davvero bene, no, non è vero, perché appunto sono sempre gli stessi brand nel corso degli anni e quindi li conosco molto molto bene. Poi, il tuo guadagno principale non deriva da YouTube direttamente ma dalle sponsorizzazioni? Allora, ni. Una parte grossa è YouTube, una parte grossa sono le sponsorizzazioni. Non saprei quantificare esattamente, però direi appunto ni. Un po' e un po'. Poi, non riesci ad usare tutti i prodotti make-up che ti inviano, tantissimi e simili tra loro. È vero, non riesco ad utilizzare tutti i prodotti che mi arrivano come omaggi, come regali. Alcuni li utilizzo, anche perché alcuni non sono magari fatti per il mio tipo di pelle o non sono adatti al mio tipo di carnagione, quindi ci sono molti motivi magari, e quindi regalo le cosine o alle mie amiche. Vorrei fare anche altri giveaway, però la situazione in Italia per quanto riguarda i giveaway è un pochino complicata, quindi in questo momento sto evitando. Però sì, non riesco ad utilizzare tutto, ho ancora tantissime cose chiuse nelle scatole che non riesco ad utilizzare, però le mie amiche sono sempre molto felici di ciò, diciamo così. Poi, pagano un tot per ogni storia sponsorizzata? Sì, assolutamente, io in realtà ho dei contratti che vanno sul lungo termine, quindi non vendo una storia sponsorizzata, ok? Con i brand con cui mi trovo molto molto bene ho dei contratti che vanno avanti per anni, come vi sarete accorti. Un esempio può essere Daniel Wellington, con cui io lavoro da almeno 6 anni, se non di più, tipo dal 2013-2014, quindi parecchio tempo. Quindi appunto sì, teoricamente ci sono dei listini che ognuno ha e le storie sponsorizzate costano un tot, però appunto per quanto mi riguarda quasi sempre lavoro sul lungo termine, però diciamo di sì, insomma, ecco. E c'è un prezzo per un video sponsorizzato YouTube, c'è un prezzo per una storia Instagram e così via. Non accetti collaborazioni con compensi sotto una determinata cifra? Allora, certamente, nel senso che, come vi dicevo poco fa, ognuno ha il suo, chiamiamolo listino, non mi piace chiamarlo così, però ognuno ha le sue quotazioni e il valore dei contenuti di ognuno di noi ha e i contenuti di ognuno di noi hanno un determinato valore, quindi assolutamente io ho i miei prezzi e non accetterei un compenso minore al valore che hanno i miei contenuti, naturalmente. Alcuni prodotti di lusso ti vengono dati in uso, in prestito dalle aziende, non li paghi tu? Assolutamente no. Tutto quello
quello che vedete, lusso, borse, vestiti, eccetera, a meno che io non lo specifichi che è gifted, però assolutamente no, borse, scarpe, accessori, no no no, è tutto shopping mio. Suppongo che su YouTube ci siano tante persone solo per soldi e non per passione. Allora, a me non piace parlare per gli altri, per quanto mi riguarda, e sicuramente chi è iniziato quando ho iniziato io, vi sto parlando di fine 2009, non si sapeva che si potesse guadagnare da YouTube, quindi chi è iniziato ai tempi sapete per certo che non l'ha fatto per un guadagno, perché non c'era, cioè non si sapeva proprio che potesse diventare un lavoro questo, quindi appunto a me piace parlare per me, non per gli altri. Sicuramente ci sarà gente su YouTube che cerca di sfondare per farsi i soldi, diciamoci le cose come stanno, però non penso che funzioni, perché chi segue, cioè il pubblico, i follower, non sono stupidi, te ne accorgi se uno lo fa, almeno secondo me, te ne accorgi se uno lo fa per passione, lo fa perché si diverte, lo fa perché gli piace, oppure lo fa soltanto per un motivo economico e non gliene frega niente dei propri follower. Ci saranno anche quelli che sono bravi a fingere, però in linea generale, secondo me, chi ci segue se ne rende conto. Accettate collaborazione a volte non per qualità prodotto ma più per guadagno. Allora, anche qui io parlo per me, non so come metterla questa cosa per non risultare strafottente, non so, e non ho bisogno di guadagni e quindi non andrei, diciamola così, non ho questo disperato bisogno di guadagni e quindi non andrei a mentire al mio seguito per poi rovinare completamente la mia immagine e rovinare il rapporto che ho con chi mi segue per qualche guadagno in più di cui non ho bisogno. Ricevi sempre tutte le novità dei brand con cui collabori? Sì, molto spesso i brand con cui collaboro mi mandano tutte le novità, sì, ma anche i brand con cui non collaboro e che soltanto mi conoscono per nome e mi mandano le novità. Ti è mai capitato che se rifiuti una collaborazione il brand continua a scriverti per far sì che cambi idea? Sì, mi è capitato, però non rispondo. Gli youtuber con un certo numero di follower ricevono regali per sponsorizzare prodotti. No, noi veniamo pagati per sponsorizzare prodotti. Non so voi, ma io non lo so, le bollette non le pago con i prodotti, quindi noi veniamo pagati per sponsorizzare i prodotti. Se appunto si tratta di omaggi o regali, come vi dicevo prima, li ricevi gratuitamente, però non c'è un obbligo di sponsorizzarli, ci mancherebbe altro, perché metti che magari non mi piacciono, cioè assolutamente no. Si guadagna più dalle collaborazioni che dai video su YouTube. Anche qui vedo che vi interessa tanto, quindi a volte, non sempre, poi dipende dal tuo canale, dipende da quante visualizzazioni fai, dipende da quanti video fai, dipende da... Cioè, è talmente tanto, è difficile per me rispondervi sì o no, perché cambia da mese in mese. Quindi, siccome non è una cosa sempre uguale, ma cambia tantissimo, posso sempre risponderti ni. Per esempio, io penso sempre che dai codici sconto trai guadagno, sarebbe giusto? No. Allora, per policy mia, ho scelto io dall'inizio, perché non mi piaceva l'idea di dover... in tutti i modi vendere, perché io non vendo prodotti, io creo contenuti, ok? Questo è il mio lavoro, creare contenuti per la mia community, io non vendo niente, quindi non ho mai voluto prendere percentuale, nonostante mi venga offerto anche abbastanza spesso, e si chiama la revenue, no? Sulle vendite, a me non interessa, quindi quando i brand me la propongono e mi dicono guarda che poi oltre il pagamento c'è anche la revenue del tot per cento, io rispondo chiaramente per decisione mia, io non accetto revenue sulle vendite, io non voglio sapere se i prodotti che sponsorizzo vengono venduti tanto oppure no, io ve ne parlo perché mi ci trovo bene, poi appunto io non vendo nulla, quindi non è cosa che mi interessa e non voglio guadagnare sulle vendite e non voglio guadagnare sui codici sconto, quindi sul mio canale, i miei contenuti, quando vi do un codice sconto io non ho assolutamente nessun guadagno se lo utilizzate, è proprio soltanto una cosa che può essere utile a voi o a me se voglio fare un ordine io col codice sconto, però non ci guadagno mai niente, né sulle appunto revenue delle vendite né sui codici sconto. So che supplied significa che non ti pagano ma ti regalano cose, invece con ad ti pagano, sì è giusto. Io di solito ci metto gifted, però sì, è giusto. Le youtuber sono ricche sfondate, questo mi piace. Allora, anche questa è una generalizzazione enorme. E come dire, tutti gli avvocati sono ricchi sfondati, non è così. C'è l'avvocato che ha il suo studio e ha altri avvocati che magari lavorano per il suo studio, quindi magari ha delle entrate molto buone,
ci può essere anche l'avvocato che invece lavora per uno studio molto grande e non viene pagato tantissimo. Quindi, per farvi un esempio, non so perché vi ho fatto questo esempio qua, quindi anche per gli youtuber, come vi dicevo, dipende dalle visualizzazioni, dipende da quanti video uno fa, dipende da quante sponsorizzazioni uno fa. Ci può essere, ci sono youtuber che fanno tantissime visualizzazioni su YouTube, però magari fanno pochi video, quindi da YouTube vengono pagati poco e non hanno sponsorizzazioni, quindi non hanno sponsor, non hanno extra, quindi dipende. È molto difficile anche per me, che sono una youtuber, vedere il canale di qualcuno e poter pensare ad una cifra, al guadagno. È molto difficile. Chi fa lo youtuber per lavoro può essere che guadagni molto molto bene. Gli americani sono milionari, ma loro hanno un CPM più alto del nostro, quindi vengono pagati di più per 1000 visualizzazioni. Però appunto dipende, non necessariamente tutti gli youtuber sono ricchi sfondati. Ci sono quelli che sono ricchi sfondati, ci sono quelli che guadagnano molto bene, ma ci sono quelli che guadagnano quanto guadagneresti in un lavoro d'ufficio, per dire. Non avresti bisogno di comprare perché ti inviano tante cose, ma lo fai lo stesso. Sì, è vero, non avrei assolutamente bisogno di comprare prodotti beauty, make up eccetera, ma lo faccio comunque. Ragazzi, se c'è qualcosa che mi piace, è la mia passione, ovviamente sì. Ricevi 1000 email al giorno, non sono a 1000, però faccio molta fatica a starci dietro, nel senso che lascio aspettare i brand anche tipo giorni, settimane, ma non lo faccio apposta. Il fatto è che io rispondo a tutti, il giorno dopo mi sveglio e ne ho altre 130, quindi come faccio? Sicuramente lavori tante ore al giorno e non è sempre facile. Sì, è vero, nel senso che io amo il mio lavoro, non posso assolutamente dire che sia un lavoro faticoso fisicamente, ma è molto impegnativo psicologicamente. A me personalmente a volte crea un po' d'ansia, perché anch'io ho scadenze, specialmente in questo periodo, quindi anche per me non è come un po' tutti i lavori, nel senso che a volte può essere stressante, perché per le tante ore, come vi dicevo, anche dietro soltanto ad un video, magari voi vedete un video di mezz'ora, dite ah, un video di mezz'ora, lo fai subito. No, magari io l'ho montato per 6 ore, tipo l'altra notte ho finito di montare video alle 6 di mattina. Quindi forse più che altro per questo, ecco, ci vuole tanto tanto tempo. Creare anche, quando vedete delle storie, uno pensa ah, ho filmato delle storie, le caricate così, no. Le tempistiche sono molto lunghe, ecco, quindi per la creazione dei contenuti il lavoro che c'è dietro è veramente un lavoro molto lungo, quindi sì, a volte non è facile, però quello che faccio mi piace, quindi direi che sono super fortunata. Nel mese di dicembre guadagni di più? Beh, è vero, dicembre è uno di quei mesi in cui si guadagna di più, perché ci sono un sacco di sponsorizzazioni, tutti vogliono fare regali, quindi sì, è vero, sia per quanto riguarda le visualizzazioni, scusate non ho più voce, sia per quanto riguarda le sponsorizzazioni, è vero. Dicembre non è il mese in cui guadagno di più, ma è uno dei mesi in cui guadagno di più. Poi ovviamente dipende sempre anche qui dalle visualizzazioni, da quanti video faccio eccetera eccetera. Non è facile lavorare con le aziende, a volte ti chiedono l'impossibile. È vero, ma mi succedeva più in passato, adesso no. Lavoro comunque solo con aziende molto serie che sanno che quello che sanno che io conosco la mia community, i miei contenuti meglio di chiunque altro, quindi si affidano molto a me, alle mie idee, quindi questo è quello che anche mi piace del mio lavoro, no? Poter decidere io, poter creare, cioè avere la possibilità appunto di costruire i miei contenuti, anche le sponsorizzazioni, come più mi piace, è una cosa che mi rende felice. In linea generale è capitato che mi chiedessero l'impossibile, però io mi è capitato di annullare per questo contratti. Non ho niente da scriverti, solo che ti voglio bene. Grazie tesoro. Pur di avere prodotti gratis, ti fai piacere qualsiasi prodotto? Ma no! Nel senso che i prodotti mi arrivano in ogni caso, non devo dire che mi piacciono e non devo farli vedere per averne di nuovi, assolutamente no, come vi dicevo prima. Ma spesso, molto spesso mi arrivano cose che non vi faccio neanche vedere, quindi no, almeno per quanto mi riguarda no. È difficile, se non impossibile, separare il lavoro dalla propria vita privata e staccare completamente, è vero. Io non ci riesco, non so come facciano gli altri, io non ho trovato questo equilibrio, non ho trovato il confine tra vita privata e lavoro, perché per me la mia vita è il mio lavoro, quindi non ho degli orari, non è che dico ah, ok, per oggi ho finito. No, non esiste, perché se c'è una cosa che vi voglio far vedere, mi viene in mente una cosa, filmo delle storie, faccio un post e
e forse perché mi piace non riesco neanche a staccarmi, quindi è molto difficile, ma ne parlavo anche con altre ragazze, con altre colleghe youtuber, è molto difficile per noi riuscire appunto a dividere le due cose, perché non abbiamo un ufficio, non abbiamo un posto di lavoro, timbri il cartellino e poi dici boh, ho finito, ho chiuso. No, per noi è un continuo, il che è una cosa positiva, ma può avere ovviamente anche i suoi lati negativi. A volte devi sorridere anche se non sei di buon umore. È vero, mi è capitato in passato più volte di stare male, ma di cercare di mettere un sorriso, perché penso che chi viene a vedere il mio canale, viene a vedere i miei contenuti, non tanto quello che si aspettano loro, più che altro quello che voglio io. Cioè io voglio far passare messaggi positivi, voglio regalare momenti di allegria, di spensieratezza a chi mi segue, voglio essere positiva, voglio trasmettere cose belle, energie positive voglio trasmettere. Quindi sì, mi è capitato magari di avere problemi personali, ma di non farlo vedere o magari cercavo anche di non ammetterlo a me stessa a volte, però mi è capitato, sì, e però poi ve ne ho sempre parlato, magari col senno di poi, dopo un po' di tempo, quando riuscivo a parlarne, però poi ve ne ho parlato, quindi sì, capita, mi è capitato. Sulle collaborazioni guadagni non sui codici sconto ma sul numero di swipe up. No, un bacio a te. No, non è vero, non guadagno neanche sul numero di swipe up, io guadagno solo per la creazione dei miei contenuti. Una volta che i miei contenuti sono online, numero di swipe up, codici sconto non cambia assolutamente niente per me, quindi no. Questo però è originale, non l'avevo mai sentita. Ti hanno chiesto almeno 1 milione di volte, sì, va bene YouTube, ma di lavoro cosa fai? Sì, mi è capitato un sacco di volte, ultimamente però no. Ultimamente penso si sia capito che fare lo youtuber o l'influencer è un lavoro a tempo pieno. Però in passato mi capitava, e ve ne avevo parlato di questa cosa, perché spesso dicevo, cosa fai la youtuber? Cioè? Ma che video fai? No? Oppure sì, vabbè, ma questo è il tuo hobby, però lavoro. Quindi sì, mi è capitato proprio in passato. E poi arriviamo alla domanda più gettonata possibile, immaginabile, che mi viene fatta da sempre. Oggi per la prima volta vi risponderò con una cifra. Guadagni minimo 20.000 euro al mese. No, nel senso, non guadagno minimo 20.000 euro al mese, però mi è capitato e mi capita di guadagnare anche 20.000 euro al mese. Devo essere onesta e voglio essere onesta per farvi capire che se c'è una passione che avete, se c'è un drive che avete, volete iniziare anche voi, ragazzi, fatelo. YouTube non è, può essere un trampolino di lancio, e non è che solo per noi che già siamo youtuber lo deve essere, può esserlo per chiunque di voi ci creda davvero e abbia veramente una passione, personalità, e abbia voglia di fare e abbia voglia di mettersi in gioco e riesca ad andare oltre la paura del giudizio degli altri, perché questo abbiamo fatto noi che siamo qui su questa piattaforma, e se l'ho fatto io e come me tanti altri, potete farlo anche voi. Ed è per questo che io ho deciso di dirvi questo, di rispondere alla domanda una volta per tutte sui guadagni con una cifra, nonostante, come vi dicevo, varia molto di mese in mese, quindi può essere che io guadagni anche più di 20.000 euro al mese, mi è capitato, non è una cosa che succede sempre assolutamente, ovviamente dipende tantissimo, ci sono, varia di tantissimo di mese in mese, ok? E ve lo voglio proprio dire per invitarvi, specialmente in questo periodo molto difficile, non solo, ma anche per quanto riguarda l'economia ed è quello di cui stiamo parlando in questo momento, quindi se avete appunto una passione, volete iniziare, buttatevi, perché Non sono solo io che guadagno con YouTube, ma potete essere anche voi, perché io qui non esistono raccomandazioni su YouTube. Chi è qui per meritocrazia vera, nel senso che non esistono soffiatine, non esistono prendi quello che mio cugino, prendi quello che mio nipote, non esiste su YouTube. Quindi se volete provare, provateci, perché se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi. Spero che voi apprezzerete la mia sincerità, spero che vi sia piaciuto questo video, spero di aver risposto a quante più domande possibili, a tutte le vostre curiosità. Se ne avete altre, fatemi sapere nei commenti, sapete che rispondo sempre, o vi metto cuoricino, cerco di rispondere ai commenti, cuoricino metto a tutti i commenti, quindi lasciatemi un commento che vi leggo sempre tutti. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bacio grandissimo e vi abbraccio anche fortissimissimissimo.
E noi ci vediamo lunedì, spero ragazzi, perché io sarò in Italia, ho delle visite mediche, è un po' un casino, spero di riuscire lunedì a caricare un nuovo video. Se non ci sono, seguitemi su Instagram, trovate il link qua sotto, così sapete perché o cosa mi sta succedendo, le mie vicissitudini, ok? Perché vi aggiorno sempre lì, se non riesco a caricare un video in tempo, eccetera, su Instagram vi aggiorno sempre, vi avviso sempre. Quindi, bacio, a lunedì spero, ciao!